Il radicamento della camorra sul territorio è diverso da quello di Cosa Nostra. È capillare, naturalmente, è un sistema, ma è diverso. L'attività estorsiva viene svolta unicamente ed esclusivamente da affiliati all'organizzazione criminale, perché in quel momento l'organizzazione criminale si identifica e dimostra appunto che lei a controllare e a comandare in quel territorio. Il boss Tommaso Buscetta diceva che un mafioso, per intimidire, deve bastare una tagliata, un'occhiata. A Napoli il sistema ha metodi più plateali. I camorristi si presentano sui cantieri con le moto e le pistole, fanno chiudere i lavori, convocano gli imprenditori. Ci sono commercianti e imprenditori che pagano subito e altri che non sanno a chi pagare, perché magari la loro attività si trova in una zona di confine tra gruppi rivali, in contrasto tra loro. E a chiedere di mettersi a posto arrivano più volte esattori di famiglie diverse. Si è presentato con la persona di Don Franco Panico, un po' vestito, un po' malandato, con canottiera, pantaloncini, e mi ha detto: lei c'ha un'industria, una fabbrica giù a Pomigliano, e ho visto che lei c'ha un bel po' di lavoro e mi deve dare qualcosa di soldo, perché noi dobbiamo mantenere i carcerati, dobbiamo pagare gli avvocati. E dico, qual è la somma che tu vuoi? Mi dai 20.000 euro l'anno, divisa in 3 tranche. Natale, Pasqua e Ferragosto. Ma anche qui, anche a Napoli, anche davanti agli esattori della camorra, c'è qualcuno che dice: no, mi dispiace, ma non ti pago. Perché non si può, perché non è giusto, perché non va bene. Perché comunque non è soltanto una questione di soldi. Io lavoro dentro una banca di salumeria dalla mattina alla sera. Non è gente che mi piace né praticare né vedere. Perché dovrei dare i soldi a qualcun altro che vorrebbe campare sulle mie spalle? C'è una signora che si chiama Silvana Fucito. La signora Silvana è un'imprenditrice e assieme a suo marito gestisce un grande negozio di vernici che si trova a San Giovanni Teduccio, alla periferia orientale di Napoli. Per un po' di tempo la signora Silvana e suo marito stanno tranquilli, lavorano e la loro attività si consolida. Solo che invece di fare quello che fanno le attività produttive quando funzionano, e cioè produrre sicurezza, ricchezza e benessere per tutti, qui, dove c'è la criminalità organizzata, dove c'è il sistema, produce guai. Comincia dal 1998. Arriva qualcuno a chiedere favori, piccole cose, un chilo di vernice, gratis. Va bene, non è il caso di litigare con certa gente, è brutta gente. E poi cosa sarà mai per un chilo di vernice? Solo che poi diventano due, tre, e alla fine arriva qualcuno a chiedere di mettersi a posto. Hanno cominciato a venire nel negozio a chiedere delle piccole cose, un chilo di pittura perché dovevano fare un rappezzo alla macchina, oppure della pittura per pitturarsi l'appartamento. Chiaramente quando ti viene chiesto una cosa così piccola neanche ti viene l'idea di ribellarti e di dirti no, mi devi pagare. Quindi si fa un po' il bilancio e dice: vale la pena denunciare oppure litigare con questa gente? Quindi abbiamo dato il primo chilo di pittura, poi chiaramente il chilo sono diventati 2 chili, 3 chili e poi le prime richieste di denaro. La signora Silvana e suo marito non ci stanno. Si rifiutano di cambiare assegni, di dare soldi. Gli altri si arrabbiano. Prendono il marito della signora e se lo portano a casa e lo minacciano con le pistole. Quando ho cominciato a vedere che loro portavano via mio marito e con lui usavano però delle maniere un po', diciamo, violente, abbiamo deciso insieme, concordato con mio marito, che da quel momento in poi non andava più lui a discutere con questa gente, ma ci sarei andata io. È chiaro che li ho messi un poco con le spalle al muro, perché una cosa era parlare con mio marito e quindi poter sfogare, poter incutere paura a mio marito, una cosa era con me, che ero una donna, non mi facevo prendere dal panico, ma chiaramente era
Non è che io non avevo paura, la mia era incoscienza prima di tutto. E poi chiaramente sapevo fingere, insomma, ma dentro di me ero terrorizzata. La signora Silvana è un'imprenditrice, è una commerciante. Sa trattare, ma con clienti e fornitori. Con questa gente, con la gente della Camorra, è diverso. Loro come riferimento non hanno le regole del mercato, ma le regole del sistema. La loro forza si basa molto sulla nostra paura e chiaramente la loro forza si basa anche sul terrore, sulla prepotenza, sulla pistola. Non vanno oltre, loro non sono solo persone che senza la pistola sanno dialogare o sanno farsi forti. Loro hanno solo quella, la pistola e quell'arroganza che chiaramente ti comporta avere in mano una pistola. La sera del 12 settembre del 2002, il negozio di vernici della signora Silvana prende fuoco. È una catastrofe, un rogo enorme, con fiamme altissime. L'incendio dura 3 giorni e sconvolge un intero quartiere. Una strage sfiorata, perché il negozio è a piano terra, ma sopra c'è un palazzo di 7 piani, un palazzo di appartamenti, con la gente che ci abita. Ci sono persone intossicate dal fumo e per i primi 3 piani il palazzo resta inagibile per oltre 2 anni. Quando la gente ha visto la scena apocalittica che c'era, perché incendiare un negozio di 400-500 metri quadrati, dove ci sono vernici, ci sono cose molto infiammabili, e vedere un palazzo intero di 7 piani completamente invaso dalle fiamme, è chiaro che si è rivoltato un intero quartiere. Cioè a quel punto loro non stavano punendo solo me e mio marito, stavano punendo un quartiere. Ma la signora Silvana non ci sta. Va alla polizia assieme a suo marito, denuncia i suoi estortori e manda in galera 15 persone. Quando ho visto la catastrofe, la vera catastrofe che si stava compiendo, io sono andata in questura con mio marito, io ho denunciato tutti quegli anni di soprusi, di umiliazioni, di paure, perché poi bisogna viverle certe cose per capire poi la rabbia che c'era dentro di me e di mio marito, perché in quel negozio ci avevamo passato una vita. Dopo l'incendio succede qualcosa, ma anche di questo parleremo dopo. Per adesso restiamo a questa guerra che vede opposti da una parte gli estortori, i camorristi, i mafiosi e dall'altra i piccoli eroi silenziosi che si battono contro il sistema assassino del racket, contro il pizzo, contro la messa a posto. Se a Napoli la situazione è quella che abbiamo visto, anarchica e violenta, in provincia è un po' diversa, non è migliore, è diversa. Perché le organizzazioni che controllano le attività criminali sono un po' diverse da quelle del sistema di Napoli. In provincia, a Casal di Principe, vicino a Caserta, c'è il clan dei Casalesi. I Casalesi sono diversi. Sono organizzati in una federazione di famiglie con una cupola simile a quella di Cosa Nostra. Hanno rapporti con le principali organizzazioni criminali internazionali e dal punto di vista economico sono una vera potenza. Controllano direttamente tutto il territorio di Giugliano, a nord di Napoli, e tutto il Casertano, fino al Basso Lazio. Ma hanno affari in tutta Italia e in tutta Europa. I Casalesi fanno politica. Negli ultimi 10 anni sono più di 70 le amministrazioni comunali sciolte per mafia. Sono sicuramente una delle organizzazioni criminali più pericolose del momento. Si occupano di traffico di droga, di rifiuti, di appalti e naturalmente anche di estorsioni. Io in quel momento pensavo che erano 2 ragazzini che venivano per scherzare, che non erano persone, che potesse essere una cosa veritiera. Poi dopo 4-5 giorni loro ritornarono e mi dissero: guarda, noi non stiamo scherzando, tu devi venire, devi metterti a posto con il clan a Casal di Principe. Io pigliai un appuntamento con loro, mi recai insieme con loro a Casal di Principe, mi portarono in un casolare dove trovai lì una decina di persone. Mi disse: guarda, noi abbiamo problemi perché i nostri, diciamo, le persone che stanno in galera devono fare i processi, bisogna pagare gli avvocati e quindi tu ci dovresti dare per iniziare 50.000 euro e poi pagarci 3 volte l'anno 15.000 euro. Che dovevano cadere questi 15.000 euro a Natale, Pasqua e a Ferragosto. Per il pizzo i Casalesi uccidono. Nel luglio del 2008 uccidono il signor Raffaele Granata, che ha uno stabilimento balneare a Marina di Varcaturo.
Il signor Raffaele è alla cassa del bar quando arrivano due ragazzi con una moto. Tengono i caschi integrali anche quando scendono e questo è un brutto segno. Puntano dritti fino al bar e gli sparano addosso 10 colpi calibro 9. Per il pizzo, i casalesi uccidono anche